Bene, buonasera a tutti, bentrovati a questo secondo nostro incontro. Alcuni si stanno collegando adesso, altri si sono già collegati da qualche secondo. Saluto tutti i presenti. Come sempre faccio un po' le solite raccomandazioni, e cioè di spegnere eventualmente l'audio acceso, se doveste averlo acceso, così da evitare l'eco nell'audio. Questo è il secondo incontro che facciamo di questo modulo formativo Catechesi e Media Digitali e questa sera avremo a tema l'identità del nativo digitale. Per cui è un incontro, possiamo dire, importante, significativo, perché andremo a vedere un po' più da vicino chi è il soggetto digitale e soprattutto in che maniera i nuovi dispositivi digitali stanno avviando processi di mutamento, di cambiamento sul soggetto che ne è fruitore. Direi di iniziare subito perché siamo in orario e quindi iniziamo subito con la visione e il commento delle slide che credo possiate vedere sui vostri schermi. Dunque, come dicevo pochi secondi fa, questa sera avremo a tema l'identità del nativo digitale. Chi è il soggetto digitale? Chi sono coloro che, appartenendo, possiamo dire, all'ultima generazione, vedono anche nella propria configurazione identitaria dei cambiamenti, dei mutamenti, delle modifiche apportate, ovviamente attraverso processi per il soggetto inconsapevoli dei cambiamenti veri e propri per la loro identità. Iniziamo subito allora con il commento delle nostre slide. All'inizio la prima slide vuole presentare un po' il quadro storico, almeno degli ultimi 30 anni, che in qualche maniera giustificano questi cambiamenti che ci sono stati, l'avvio e la continuazione di questo processo di cambiamento che interessa il soggetto. Evidentemente lo comprendiamo con abbastanza semplicità che processi di cambiamento che interessano l'identità di un soggetto sono dei processi lenti, graduali. Si presuppone una progressività, una gradualità di questo processo che porta ai cambiamenti. Il mutamento non avviene dalla sera alla mattina. Per cui andremo un po' a ripercorrere la storia dell'ultimo trentennio, praticamente da quando effettivamente i dispositivi digitali sono entrati a far parte della nostra vita quotidiana e quindi hanno in qualche maniera modificato anche il nostro approccio nei loro confronti. Iniziamo dunque subito da questo primo, diciamo, prima generazione, primo quadro che in qualche maniera risale ai primi anni 80, ecco, più o meno è quello il periodo nel quale il digitale e dunque anche l'avvento di internet si va sempre più diffondendo e entra a pieno diritto anche nelle nostre case. Quindi diventa di facile fruizione anche per un pubblico più vasto. Quindi la prima generazione, quella dei primi anni Ottanta, che ha goduto dei primi dispositivi digitali, viene così un po' chiamata tecnicamente la generazione text. Cioè è stata la prima generazione che ha utilizzato i nuovi media digitali ed è quella generazione alla quale magari parecchi di noi presenti appartengono. Ha visto l'avvento dei primi SMS, la nascita delle prime email e quindi la possibilità, attraverso l'utilizzo di queste nuove tecnologie digitali, di creare una diversa tipologia di comunicazione. Quella comunicazione che ha innervato, ha dato origine, poi ha strutturato, ha innervato le cosiddette comunità virtuali. Cioè l'avvento di questi nuovi strumenti digitali, li ho elencati anche prima, email, chat, SMS, ha dato la possibilità ai soggetti che usufruivano di questi strumenti di vedersi in qualche maniera svincolati
dagli spazi, dai limiti dello spazio e del tempo. Se vi ricordate, di questo abbiamo anche accennato qualcosa nella volta precedente. Ecco, si immagini ad esempio la possibilità di scrivere gli SMS, i cari vecchi SMS, che poi da diversi anni ormai a questa parte sono stati sostituiti dall'app di WhatsApp, appunto. Ecco, la possibilità di raggiungere persone che si trovano distanziati nel tempo e nello spazio. Quindi un vantaggio importante, significativo, che veniva offerto ai giovani di quel tempo: comunicare con altri giovani in modo poco costoso. E quando utilizziamo l'aggettivo costoso non intendiamo evidentemente soltanto in termini economici, ma in modo molto vantaggioso, perché pensiamo l'SMS o l'email rispetto alla posta tradizionale, per esempio, guadagnava anche in termini cronologici. Vi ricordate quanto tempo si attendeva prima di ricevere la risposta ad una cartolina di saluto, piuttosto che ad una lettera o a un'avvertenza mandata attraverso la posta ordinaria? Ecco, l'email facilita ovviamente e accelera evidentemente la comunicazione, concedendo una rapidizzazione proprio in termini cronologici della comunicazione stessa. Per cui ecco i primi vantaggi che furono provocati appunto dai primi strumenti digitali che videro l'alba nei primi anni Ottanta e dai giovani, dalla generazione di quei primi anni Ottanta, furono utilizzati, vantaggi appunto abbastanza significativi. Quali furono i cambiamenti che vennero alla luce grazie a queste prime modalità, diciamo, di comunicazione digitale? Fondamentalmente tre cambiamenti che qui adesso vado rapidamente ad elencare. Una progressiva scomparsa del concetto di luogo, perché di fatto quando io comunico attraverso un SMS con un mio amico che magari si trova in quello stesso momento a 700 chilometri di distanza, è come se l'SMS in qualche maniera annullasse completamente la distanza geografica, perché io comunico con questo mio amico simultaneamente, nello stesso tempo, nello stesso momento. La nascita di comunità virtuali, le care vecchie chat, la creazione però anche di nuovi linguaggi. Si pensi agli acronimi, che ancora oggi sono abbastanza in uso, no? La nascita di queste vere e proprie sillabe, dietro le quali c'era però il significato di una vera e propria espressione. TVB, ti voglio bene, oppure a dopo, che diventava ADP, e così via. Quindi anche una riduzione proprio dei caratteri linguistici. Successivamente, alla generazione text dei primi anni Ottanta, abbiamo una seconda generazione chiamata web, che in qualche maniera possiamo contestualizzare da un punto di vista cronologico alla fine degli anni Ottanta. Cioè coloro che durante la fine degli anni Ottanta, primi anni 90, vengono a conoscenza e iniziano a utilizzare i dispositivi digitali, vedono un ulteriore passaggio, una ulteriore progressività dei vantaggi comunicativi apportati dai dispositivi digitali. Nella generazione web, infatti, vediamo la comparsa del cosiddetto web www, che nasce proprio in quegli anni. Un ulteriore strumento di accesso, un ulteriore strumento di comunicazione che facilita ancora di più la possibilità di interfacciarsi con un pubblico anche maggiore, sempre attraverso evidentemente il dispositivo digitale. Cambia anche l'interfaccia grafica dei dispositivi digitali del web, che nascono, si diffondono, entrano in commercio tra la fine degli anni Ottanta, primi anni 90. E l'interfaccia grafica dei dispositivi digitali nati in quegli anni offrono evidentemente nuove opportunità al soggetto fruitore del digitale. Infatti,
vediamo che questo nuovo interfaccia che si trova nei dispositivi digitali di quegli anni permette al soggetto fruitore di visualizzare un numero enorme di contenuti che prima invece il soggetto faceva molta più fatica a recuperare, ovviamente contenuti per il soggetto molto rilevanti, e la possibilità anche di identificare con una relativa facilità i contenuti di cui il soggetto era alla ricerca, grazie per esempio alla diffusione dei motori di ricerca, cioè Google o altri simili. Per cui i motori di ricerca facilitano la possibilità al soggetto fruitore di quegli anni di in qualche maniera ricercare e anche poter, lo vedremo tra poco, acquistare gli oggetti che va ricercando sul web. Il numero crescente di utenti, che evidentemente va sempre più aumentando a dismisura sul web, ha permesso, questo è il vantaggio, possiamo dire, economico che le società dell'informazione riescono ad acquisire, questo numero crescente di utenti permette appunto alle società di informativa di offrire su internet quei servizi e quelle opportunità che normalmente l'utente trovava soltanto nel mondo reale. Ancora oggi questo avviene, cioè non necessariamente oggi siamo chiamati ad acquistare un prodotto recandoci fisicamente al negozio dove questo prodotto viene venduto, per esempio, ma grazie al web, grazie ad internet, si pensi ad Amazon per esempio, il prodotto di cui vado alla ricerca è facilmente acquistabile ed è anche facilmente recuperabile attraverso il web. Ovviamente questi ulteriori vantaggi che la comunicazione digitale di questi anni apporta produce ulteriori cambiamenti sul soggetto fruitore del digitale. Infatti, i dispositivi digitali che vediamo in questi anni procurano la disponibilità di una intelligenza collettiva distribuita che consente l'accesso a qualsiasi fonte di comunicazione. Vi ricordate la volta scorsa, lo accennavamo, cioè la possibilità del soggetto attraverso il web di venire a conoscenza di qualsiasi informazione gli necessitasse, quindi si viene a creare una vera e propria intelligenza collettiva costruita, distribuita sul web, la dematerializzazione dei contenuti, lo dicevamo poc'anzi, facendo l'esempio di Amazon, quindi la possibilità di acquisire prodotti anche attraverso il web, e la trasformazione, terzo vantaggio, terzo cambiamento, terzo mutamento, la trasformazione dello spettatore in spettatore. Il soggetto non è più passivamente partecipe coinvolto del web, ma diventa egli stesso attore, partecipa attivamente alla selezione delle fonti di informazione. La volta scorsa fu già sottolineata questa caratteristica dei media, cioè la possibilità di rendere il soggetto che utilizza il dispositivo digitale non semplicemente fruitore, ma attore. Egli è coinvolto attivamente nella possibilità di acquisire informazioni, ma anche di immettere informazioni sul web. Basti fare l'esempio dei social. Ognuno di noi che costruisce, no, il proprio profilo personale di un social, facciamo l'esempio di Facebook, quando si crea un nuovo profilo Facebook, io immetto su internet, sul web, tutta una serie di informazioni che ovviamente riguardano la mia persona, se sto cercando di configurare un profilo Facebook, e dunque immetto sul web, su internet, tantissime informazioni riguardanti la mia persona, la mia vita ordinaria, tutte le volte che noi facciamo dei selfie e subito pubblichiamo le foto, le immettiamo. Non facciamo altro che arricchire di informazioni, in questo caso, ripeto, riguardanti la nostra vita personale, il web. Immettiamo, siamo attivamente partecipi dell'informazione sul web. Subito dopo questa generazione, che abbiamo chiamato generazione web, a partire dalla fine degli anni 90,
abbiamo l'avvento, dicono gli studiosi della storia della comunicazione digitale, una ulteriore generazione. I nati tra la fine degli anni 90 e i primi anni del 2000, quindi del terzo millennio, sono coloro che appartengono alla cosiddetta generazione social media. Ovviamente ci rendiamo conto che nel tempo anche i dispositivi digitali, da un punto di vista tecnologico, offrono sempre di più, anzi di anno in anno, delle caratteristiche aggiornate che permettono appunto al social media di offrire al suo fruitore ulteriori possibilità. Cambia ancora una volta l'interfaccia dei dispositivi digitali che troviamo intorno ai primi anni del terzo millennio, tra la fine degli anni 90 e i primi anni del terzo millennio, il cosiddetto interfaccia del web 2.0. Questa interfaccia, che troviamo su tutti i dispositivi inventati, prodotti in quell'epoca, ha dato la possibilità di facilitare la dimensione espressiva e relazionale all'interno di reti sociali chiuse. Cioè i dispositivi che noi troviamo in questo periodo vanno addirittura ad intaccare la sfera, la dimensione della emotività e dunque anche la dimensione cognitiva del soggetto stesso. Gli appartenenti a questa generazione e anche ovviamente i loro successori saranno in grado di controllare in modo nuovo la propria identità, le proprie relazioni. Si pensi, ho fatto poc'anzi lo stesso esempio, alla possibilità che noi abbiamo, sempre attraverso i social, faccio questo esempio ripetutamente perché forse è l'esempio che maggiormente appartiene alla nostra vita quotidiana, visto che la maggior parte di noi probabilmente possiede un proprio profilo social su Instagram, su Facebook, su entrambi o anche su altri, si pensi a Twitter, no? Ecco, io quando vado a creare, a generare un profilo social, prima facevo l'esempio di Facebook, io ho la possibilità di costruire appositamente, strategicamente, artificiosamente, una, diciamo, identità che non necessariamente corrisponde alla mia identità reale. Anche perché la persona che sta dall'altra parte del computer, il cosiddetto follower, se vogliamo utilizzare il linguaggio di Instagram, che sta magari a 7.000 km di distanza, non mi conosce personalmente, non sa nella realtà quotidiana effettivamente io chi sono. Per cui io ho la possibilità di dare delle informazioni all'altro riguardanti la mia identità, volendo, ritoccando alcune informazioni della mia identità. Non necessariamente io debbo dire che, per esempio, nel mio caso sia sacerdote, posso dire che insegno geografia astronomica. La persona che sta dall'altra parte, se non rientra nella cerchia delle persone che mi conoscono fisicamente, materialmente, ovviamente crederà effettivamente che io svolga questo tipo di professione. Ora, immaginate questo esempio abbastanza banale che io ho voluto applicare in questo caso all'ambito della professionalità, cioè io cambio, dico di svolgere una professione diversa da quella che io svolgo nella realtà. Immaginate questo esempio applicato su altri ambiti, no? Della mia vita ordinaria o della mia stessa identità. Cioè io posso, volendo, posso dare all'altro un'idea della mia identità anche completamente differente rispetto a quella che io rivesto nella realtà. A tal proposito, lo anticipiamo adesso, possiamo subito indicare, ma lo avete probabilmente intuito da voi, no? Uno dei grossi rischi del web, cioè la possibilità di creare identità fasulle, delle vere e proprie configurazioni identitarie virtuali assolutamente false. Benché sia un reato, perché quando voi andate a creare, lo sapete, un profilo social,
le regole, tra le regole, tra le norme della piattaforma social, viene affermato dichiaratamente che non si può creare un profilo falso rispetto a quello che effettivamente si è nella realtà. Purtuttavia sappiamo quanti falsi profili girano sul web. E permettetemi una parola di commento anche sull'ultima parte di quest'ultimo periodo che ho letto prima, no? Cioè la possibilità di controllare anche le proprie relazioni. Quando io creo un profilo Facebook o un profilo Instagram, ho la possibilità di sviluppare dei filtri che mi permettono di scegliere chi accettare, diciamo, nella cerchia dei cosiddetti amici virtuali, di chi far entrare nella mia lista amici e la possibilità di scartare quelli che io invece non desidero presenti nella mia lista amici. Questo nella realtà non è dato. Facciamo subito un esempio, noi siamo tutti in qualche maniera operatori pastorali nelle comunità parrocchiali. Ecco, nella realtà, di fatto, anche se poi effettivamente con alcuni magari posso stringere delle relazioni amichevoli più approfondite, con altri mi trovo di più, con altri mi trovo di meno, ma in realtà io non posso scegliere chi accettare e chi rifiutare, per esempio all'interno di una comunità parrocchiale. In qualche maniera devo anche convivere, passatemi questa espressione, questo verbo, anche con chi in qualche maniera non proprio rientra tra le persone amiche o tra le persone più simpatizzanti. Quindi la realtà in qualche maniera mi chiama comunque, no, a un confronto aperto con tutti. Invece il virtuale no. Il virtuale, questo apparentemente può sembrare un vantaggio, in realtà non lo è, mi abitua ad una scelta, ad una cernita, che invece la realtà non mi permette di fare. Facciamo un passaggio ulteriore. Ecco, finora ho fatto l'esempio di Facebook, che è nato nel 2004. Pensate, qui ho voluto sottolinearlo. Facebook nacque in origine semplicemente per avere una versione online dell'annuario dell'università, con i profili e le foto degli iscritti. In origine, il fondatore di Facebook, che ora è ultra miliardario, inventò, diciamo, questa piattaforma, inventò questa comunità virtuale, questo social network, semplicemente perché volle creare un annuario della propria università comprendente tutti gli iscritti, le loro foto, le loro informazioni, creare una versione online di quell'annuario. Questa fu l'idea iniziale, pensate oggi che cosa è diventato Facebook. L'avvento dei social network provocò dunque un ulteriore passaggio nella storia della comunicazione. Spero che facilmente intuiate la differenza tra i dispositivi digitali che nascono e si diffondono in questo periodo a cui sto facendo riferimento adesso, primi anni del 2000, e i dispositivi digitali della metà degli anni 80. Dove lì sì, erano anch'essi, diciamo, degli strumenti digitali, ma che non offrivano quella molteplicità di possibilità che invece gli attuali dispositivi digitali hanno. Quali sono questi ulteriori passaggi, queste ulteriori caratteristiche, queste ulteriori opportunità che i dispositivi digitali nati agli inizi degli anni 2000 offrono al soggetto? La nascita dello spazio virtuale, quello che avviene ovviamente per esempio in riferimento ai social network, quando noi scriviamo, parliamo, postiamo, non facciamo altro che occupare uno spazio che ovviamente non è reale nel senso materiale del termine, è uno spazio virtuale, ma noi lo occupiamo, scriviamo su una bacheca, no? Anche il linguaggio che ormai utilizziamo, ormai fa parte proprio della nostra del linguaggio ordinario quotidiano, scrivi sulla bacheca del tuo profilo, non so, gli avvisi, utilizziamo bacheca, quando fino ancora a 20 anni fa la bacheca era semplicemente uno spazio materiale, magari con una cornice in legno, eccetera. Quindi nasce lo spazio virtuale in cui l'utente può costruire ed esibire il proprio profilo,
che resta visibile a tutti gli altri utenti del web, quindi c'è anche questa caratteristica importante che molte volte sottovalutiamo, questa permanente visibilità, questa finestra aperta 24 ore su 24 su questo spazio virtuale. Si pensi ad esempio alla possibilità che gli altri utenti del web hanno di visitare, tra virgolette, no, il nostro profilo Facebook a nostra insaputa. Magari in questo momento, mentre io e voi stiamo parlando, in realtà sto parlando io, voi state ascoltando, spero, chissà quanti in questo momento contemporaneamente stanno visitando il nostro Twitter, il nostro Facebook. Questo non avviene nella realtà reale, scusate il gioco di termini, no? Perché nella realtà di tutti i giorni, nella realtà materiale, nella realtà fisica, utilizzo questi termini per intenderci, gli altri sanno di me nella misura in cui io do la possibilità agli altri di entrare nel mio spazio privato. Nel virtuale non è così. Nel virtuale è aperta una finestra nella mia vita privata. Ovviamente per vita privata intendo tutto quel materiale, tutti quei contenuti che io ho voluto immettere sul web, quei contenuti, quel materiale che però resta visibile al mio pubblico virtuale permanentemente, 24 ore su 24. A volte vi sarà capitato di ricevere una notifica su Facebook di qualcuno che magari ha aggiunto un I like su una fotografia che voi avevate postato 3 anni fa. Quindi anche il nostro passato, in base all'anno in cui noi abbiamo creato il nostro profilo social, resta permanentemente alla disponibilità di chi va a visitare il nostro profilo. Voi immaginate tutto questo che io sto dicendo, peraltro necessariamente in sintesi, che risvolti può avere da un punto di vista etico. Pensate che c'è tutta un'etica, oggi si parla molto, no? Dell'etica del virtuale, dell'etica di internet. Si dibatte, ci si confronta su questa possibilità data praticamente a tutti, pressoché a tutti, di entrare, seppur virtualmente, nella vita privata dell'altro. Ancora, i nuovi dispositivi digitali dei primi anni del terzo millennio danno la possibilità di creare una lista di altri utenti con cui è possibile entrare in contatto e comunicare. Prima non avveniva. Magari i più anziani tra noi che mi stanno seguendo in questo momento ricorderanno, ma anch'io che non sono così giovane, che prima dell'avvento di internet, prima dell'invenzione, della nascita, della diffusione di questi social, chi erano i nostri amici? A quanto ammontava il numero dei nostri amici? Compresi magari conoscenti, 10, i compagni 10, 15. Oggi, se voi andate a vedere, per esempio, la lista amici che io ho sul mio social Facebook, ammontano a 3.000, ma non sono mica tutti amici. Eppure fanno parte della lista amici. E tante volte, io faccio delle considerazioni, chiedo scusa se a volte apro queste parentesi, faccio delle divagazioni, ma servono semplicemente a commentare ulteriormente quello che sto dicendo e magari allo scopo anche di provocare degli interrogativi, delle domande in voi che mi state ascoltando. A me è capitato a volte di rivedere, no? Revisionare la lista di amici su Facebook, faccio questo esempio, e eliminare alcuni account, alcuni nominativi con i quali magari non ho mai dialogato. Ebbene, vi posso garantire, credo vi sia capitato, che magari queste persone o alcune di esse poi mi hanno contattato attraverso Messenger offendendosi, ecco, dicendo di essere rimaste offese per il fatto che io le avessi cancellati. Quindi vedete che interesse c'è. Cioè, molte volte internet, i social sono talmente entrati a far parte della nostra vita che io considero gli altri
di appartenenti magari alla lista amici del mio social, dei veri e propri amici. O al contrario, se mi vedo cancellato, mi vedo eliminato, o addirittura respinto da una persona alla quale avevo inviato una richiesta di amicizia, rischio magari addirittura di offendermi perché quella persona ha respinto la mia richiesta. Quindi vedete a livello proprio emotivo, no? di reazione emotiva, quanto questi social stanno intervenendo e stanno dunque cambiando anche il nostro modo di percepire, in questo caso, per esempio, l'ambito dell'amicizia. Grazie a queste opportunità, i social network permettono all'utente di realizzare dunque una molteplicità di scelte e opzioni prima impensabili. Li vado ad elencare molto rapidamente. Attraverso i social network, per esempio, l'utente può identificare opportunità personali, relazionali, professionali, ve l'ho detto prima, cioè può scegliere con chi intraprendere, tra virgolette, amicizie virtuali, può scegliere di modificare notizie riguardanti la propria identità, quindi sapendo di comparire poi agli utenti del web in maniera differente rispetto alla sua vera identità e così via. Altre caratteristiche fondamentalmente sono queste. Passiamo adesso alla quarta generazione, che è quella in qualche maniera contemporanea, quella che stiamo vivendo, i nati nell'ultimo ventennio, la generazione touch. Anche perché evidentemente nell'ultimo ventennio è cambiata, si è aggiornata anche la tecnologia riguardante i moderni dispositivi digitali. Faccio subito un esempio per farvi comprendere, per esempio, le differenze tra i soggetti nati e appartenenti alla generazione contemporanea, quella che io ho chiamato generazione touch, e i soggetti, per esempio, appartenenti ad una generazione precedente. Diciamo che l'identità dei soggetti appartenenti a queste generazioni cambia, è cambiata a partire dai dispositivi digitali che i soggetti usufruiscono. Cosa differenzia l'iPhone dai cellulari precedenti? Ecco, pensate al cellulare che avete tra mani, all'iPhone che avete tra mani, questo è l'esempio che ho fatto anche la volta scorsa, e un modello di cellulare, addirittura potremmo dire dei primi anni del 2000, non è neanche necessario andare a pescare un modello troppo vecchio degli anni 80, il Motorola, no? L'attuale iPhone è praticamente totalmente differente rispetto a quello che veniva utilizzato appena 10 anni fa, a motivo delle caratteristiche nuove di cui è stato dotato da un punto di vista tecnologico. Proviamo a vedere. Prima cosa, prima differenza, l'utilizzo della manipolazione diretta, touch. Chiedo scusa. Lo schermo tattile dell'iPhone introduce l'interazione tra tecnologia e corporeità. Ripeto, noi che ormai utilizziamo questo tipo di tecnologia in maniera abbastanza abitudinaria, non riflettiamo molto su queste cose, ma in questo momento noi stiamo tentando di costruire volutamente una riflessione su questi comportamenti che normalmente realizziamo senza accorgercene neanche più. Però immaginate i nuovi dispositivi digitali che sono appunto touch, no? Che cosa entra in contatto? Qual è la possibilità che è stata data dall'avvento dei dispositivi touch screen? La possibilità di mettere in interazione la corporeità, no? L'indice, per esempio, con lo schermo. Quindi un'interazione, un contatto vero e proprio tra corporeità e tecnologia. Prima non si poteva fare. Con un cellulare di 15 anni fa era necessario pigiare il tasto. L'interfaccia dell'iPhone, infatti, si basa su un'idea semplice ma efficace: rappresentare gli oggetti digitali in modo da permettere all'utente di agire su di essi allo stesso modo in cui si interagisce con oggetti fisici
e materiali. Pensate a volte a quelle app che possiamo facilmente scaricare sul nostro iPhone, che proprio ci permette magari di creare, no, un disegno, pensate alle emoticon, no? Allargarle, diminuirle, le emoticon che vogliamo apporre su un post piuttosto che sulla storia, no? Oggi va molto di moda la storia, le storie su Instagram. Allora, vedete che noi, allargando per esempio le dita, pollice, parlo in modo molto semplice per intenderci, ed indice, in quel momento noi allarghiamo la misura dell'emoticon, per esempio, che vogliamo inserire, oppure la rimpiccioliamo, oppure ne cambiamo il colore. Tutto questo senza necessariamente seguire una procedura materiale come si faceva con i precedenti cellulari, con i precedenti dispositivi. Oggi si fa tutto attraverso il touch. Quindi come io posso allargare materialmente un oggetto con lo stesso movimento tattile, oggi posso fare attraverso lo stesso movimento un'operazione simile sul web, sul virtuale. Qui porto l'esempio, no? Il modo con cui un ragazzo fa scorrere sullo schermo le varie pagine del web, lo facciamo anche noi, o delle app. No? Con l'indice facciamo questo tipo di movimento che vi sto simulando visivamente e sullo schermo e il cellulare mi fa andare sulla pagina successiva. Questo movimento, ripeto, che noi ormai facciamo senza neanche farci più caso, in realtà si basa sulle stesse capacità di orientamento spaziale e di coordinamento motorio che ci permettono di prendere un oggetto da un punto e trasportarlo in un altro punto. I meccanismi sono gli stessi. È come se l'iPhone touch, in questo caso il touchscreen, comprendesse lo stesso meccanismo che io fisicamente realizzo, che il mio corpo, che il mio organismo fisicamente seguirebbe, realizzerebbe per spostare un oggetto da una parte all'altra. Il meccanismo è lo stesso e l'iPhone touchscreen è a conoscenza in qualche maniera di questo tipo di movimento fisico che l'organismo compie. Ciò significa che il nativo digitale, per ottenere questi risultati, non deve imparare nuovi comandi, ma semplicemente adattare gli schemi percettivo-motori al dispositivo digitale che usa. Abbiamo fatto l'esempio di quando io voglio girare rapidamente una pagina sul libro del tablet, faccio questo movimento e il dispositivo conosce già qual è la finalità che voglio raggiungere con quel movimento. Una seconda caratteristica che differenzia un iPhone Touch rispetto ai modelli precedenti, lo dicevamo già la volta scorsa, la molteplicità di servizi e di applicazioni. Con lo stesso iPhone, oggi io ho la possibilità di telefonare, di far scattare una fotografia, immetterla sul web e una serie di app, una molteplicità di app che mi permettono oggi di fare praticamente qualsiasi cosa. Si pensi, non so, al conteggio dei passi, no? Che voglio calcolare durante una giornata, sapete meglio di me, qualcuno forse l'ha già scaricato, dico cose anche probabilmente piuttosto banali, posso scaricare l'app e mi viene conteggiato il numero di passi effettuati in quella giornata. Ancora una terza caratteristica, trasformazione dei messaggi in esperienze. E questo è un passaggio importante, lo vedremo tra poco, ecco il motivo dei due punti, no? Prima vi ho fatto un esempio che riguardava, per esempio, la reazione emotiva che una persona che si è vista rifiutare, no, l'accettazione di una richiesta di amicizia su Facebook può provocare. Vi ho fatto questo esempio. Oppure addirittura una revisione della lista amici di Facebook, cancellare una serie di nomi e magari vedersi nel giro di qualche giorno arrivare un messaggio dove quella persona dice sono rimasto male perché ho visto che tu mi hai cancellato da Facebook. Ecco, vedete, quella operazione, io qualche anno fa, un anno e mezzo fa, l'ho fatto con taluni proprio per mettere alla prova, per sperimentare concretamente questa possibilità, no? La trasformazione di messaggi in esperienze. Quella operazione, che sembra essere una cosa piuttosto banale,
o semplicemente tolto un nickname dalla lista amici di un social, può provocare nell'altra persona una vera e propria offesa, talmente personale da interrompere magari un'amicizia pluriennale. Cioè, la difficoltà di anche distinguere ancora l'amicizia reale dall'amicizia virtuale. Oggi i confini tra queste due realtà sembrano essere molto labili. Se io tolgo un'amicizia virtuale, l'altra persona può pensare che io le abbia tolto l'amicizia reale. E io molte volte mi sono giustificato dicendo: guarda che io ho cancellato un nickname, ma l'amicizia che c'era e che c'è per me continua ad esserci. O semplicemente per motivi magari così di esemplificazione comunicativa o altro, per alleggerire magari il social, che ho semplicemente tolto un nickname dal momento che magari con te non parlavo mai sul social, ma resta l'amicizia reale. Ecco, vedete la trasformazione di una cosa del genere in esperienze. Quali sono le conseguenze di tutto questo? Allora, le conseguenze evidentemente si misurano, si realizzano su due fronti, sulla la dimensione cognitiva e sulla dimensione emotiva. Da diversi anni la psicologia cognitiva digitale, che ormai in molte università di psicologia, ma anche di scienze della comunicazione, è diventata una vera e propria materia, disciplina a sé, la cosiddetta cyberpsicologia, ha appunto studiato i condizionamenti che i media digitali stanno avendo sull'identità del soggetto umano. Questi cambiamenti interessano la dimensione cognitiva e la dimensione emotiva. Partiamo dalla prima. I nuovi media modificano gli schemi cognitivi, chiedo scusa per l'errore di battitura, del soggetto. I media, per la loro capacità di strutturare l'esperienza interattiva, creano attraverso l'uso degli schemi mentali. Prima ho fatto l'esempio di quando noi sul touchscreen vogliamo cambiare una pagina per andare a quella successiva. Questi permettono al nativo digitale di simulare mentalmente le diverse possibilità di azione del dispositivo, consentendogli di usarlo intuitivamente. Questa operazione, torno sempre alla stessa perché l'esempio che sto portando avanti da qualche minuto, è un'operazione che ormai noi facciamo intuitivamente. Non ci pensiamo più di tanto a che cosa avviene nella nostra testa quando facciamo questo tipo di movimento. Si ha una percezione nuova dei confini del corpo e dello spazio, perché quando io faccio questo movimento, anche se, ripeto, noi non avviamo una, non tematizziamo una riflessione su questa cosa, però è come se, diciamo, il mio indice in quel momento facesse parte, fosse un tutt'uno con quel dispositivo che permette di girare la pagina del web, no? Attraverso il touch. Quindi, da una parte, nel momento in cui ho imparato a usare efficacemente una tecnologia, anche qua faccio l'esempio del T9, per esempio, il mio schema corporeo si espande, finisce per inglobare la tastiera del dispositivo, nell'esempio del T9. Cambia però la percezione di spazio. Qui faccio un altro tipo di esempio, no? Molto adatto ai giochi virtuali che vengono realizzati dai nostri adolescenti. Ecco, tante volte là il cosiddetto avatar, se vogliamo, no? Quando il ragazzo che sta giocando con il proprio joystick, eccetera, in quel momento è come se mentalmente lui si personificasse, si vedesse rappresentato, si identificasse con il personaggio che lo rappresenta nella scena del gioco che in quel momento sta realizzando, quindi in quel giocatore piuttosto che in quel poliziotto che deve sparare i mostri, a seconda del gioco che sta portando avanti. Ecco, il soggetto a livello cognitivo crede di appartenere realmente all'immagine del gioco nel quale si trova il suo avatar, il suo personaggio, e che lui attraverso il joystick, ma già ormai il joystick è un meccanismo andato, sta utilizzando. E poi la modifica che interessa gli schemi emozionali. Prima ve l'ho già anticipato, riguarda l'esempio delle amicizie tolte o respinte sui social
Ecco, i media modificano in modo significativo la capacità di sperimentare e riconoscere le emozioni. E sì, attraverso la progressiva trasformazione dei contenuti mediali da messaggi ad esperienze, sono in grado di modificare in maniera rilevante le emozioni provate dai nativi digitali. Mi sono offeso perché tu mi hai tolto l'amicizia su Facebook. In quel momento chi dice questa espressione davvero sta provando l'emozione del dolore, per esempio. È davvero addolorato. E ci sono, ripeto, persone che restano talmente mortificate da interrompere definitivamente l'amicizia con quella persona che l'ha espulsa dal social. Tuttavia, l'interazione mediata sostituisce alla fisicità del corpo quella del dispositivo e questo porta a due conseguenze. Perché il dolore che quella persona che si è vista cancellata da Facebook sta provando non è un dolore che interessa la corporeità, cioè non è che è stata presa a pugni per intenderci, nessuno le ha arrecato un danno fisico da un punto di vista materiale tale da procurarle quel dolore. È avvenuta una situazione virtuale, ma che comunque ha prodotto quella stessa emozione, il dolore in questo esempio. Da una parte le emozioni che essa genera sono emozioni disincarnate, finte in qualche maniera. Esse sono nel mio corpo, ma non vengono dal mio corpo. Cioè io provo dolore perché quella persona mi ha cancellato da Facebook, ma non appartiene al mio corpo, non è stato il mio organismo, il mio corpo, da un punto di vista materiale, fisico, a procurarmi quel dolore. Non è stato, per esempio, immaginiamo, un dolore provocato da un'esperienza amicale terminata fisicamente. Lo vedremo tra poco. Ecco, qui ho fatto questo esempio, no? Per ulteriormente spiegare questo discorso delle emozioni che sono nel mio corpo ma non vengono dal mio corpo. Qualcuno si ricorderà il caro vecchio Tamagotchi, questo pulcino, pare di ricordare, questo era un giochetto che era uscito pare, tra la fine degli anni 90, primi anni 2000, poco prima probabilmente, e quello è stato praticamente l'antesignano di quello che poi abbiamo visto successivamente. Ecco, quel giochino del Tamagotchi, questo pulcino che doveva nascere, poi doveva essere imbeccato, poi doveva bere, eccetera, aveva creato una forte dipendenza in quelli che avevano questo oggettino, se vi ricordate, magari qualcuno di voi lo ha anche avuto, no? E per farvi comprendere l'emozione, a un certo punto questo pulcino virtuale moriva. Molti restavano talmente addolorati per il fatto che questo pulcino era morto, da entrare quasi in crisi, per non dire in depressione, perché alcuni si chiedevano: com'è che è morto? Forse non gli ho dato da mangiare, non sono stato attento, non ho avuto cura, è colpa mia. Cioè, si creava una situazione tale, assurda, perché tutto questo avveniva per la morte di un pulcino virtuale, peraltro probabilmente anche ricreabile, ora non ricordo. Eppure molti, e questo è un esempio per dirvi quanto quel tipo di dispositivo digitale, parliamo di 20 anni fa, tanto più quelli attuali, creano, condizionano e provocano dei mutamenti, dei cambiamenti, in questo caso sulla dimensione emotiva, emozionale del soggetto. La mancanza di fisicità dell'altro priva il soggetto di un importante punto di riferimento nel processo di apprendimento e comprensione delle emozioni proprie d'altrui. Qui faccio un altro esempio, allarmante per certi versi, le ultime tre righe, no? Il caso di due ragazzi, molte volte questo avviene tra gli adolescenti, che magari si erano in qualche modo fidanzati, due fidanzatini di 16-17 anni, che si lasciano attraverso un social, attraverso un WhatsApp. Non so se avete mai sentito di queste storie, no? Perché questa situazione genera, dicono gli esperti, un analfabetismo emotivo. E perché molte volte gli appartenenti alla nostra generazione, gli attuali adolescenti, poi ovviamente non è per tutti così, evidentemente sto facendo una generalizzazione, no? Perché preferiscono vivere l'esperienza magari di lasciare il proprio fidanzato scrivendogli un messaggio su WhatsApp anziché incontrarlo di persona? Proprio perché si vuole evitare di affrontare le inevitabili reazioni emotive che
il mio organismo produrrà davanti alla scena del mio fidanzato che a 3 metri di distanza dai miei occhi riceve la cattiva notizia che io lo sto lasciando. Quindi la scena reale inevitabilmente provoca un maggiore dispendio di dolore, nell'esempio che sto facendo, di angoscia, di disperazione, che invece si potrebbe evitare di vivere vivendo quel tipo di esperienza attraverso un social. Perché io quando mando un messaggio scrivendogli guarda, dobbiamo lasciare, non ti amo più, non ho davanti ai miei occhi la reazione del destinatario del mio messaggio e quindi in qualche maniera evito di soffrire nell'esempio che ho appena fatto. Questo però alla lunga, dicono gli esperti, dicono gli psicologi, provoca una sorta di analfabetismo emotivo, cioè si rischia per taluni soggetti che magari vivono questo tipo di esperienza, o meglio, incarnano questo tipo di esperienza in maniera compulsiva, costoro rischiano a un certo punto di non provare più emozioni. Non sanno più che cosa sia un'emozione reale, corporea, perché tutto viene filtrato attraverso i social. Abbiamo completato anche questa, per questa sera, non mi sono accorto di essermi dilungato, ma effettivamente penso che meritava l'incontro di questa sera una parola in più. Come vi ho detto, fin dall'inizio noi faremo delle presentazioni molto sintetiche per motivi di tempo, per eventuali approfondimenti su questa tematica. Permettetemi di pubblicizzare un mio testo, il terzo capitolo del libro che vedete in copertina, La formazione dei catechisti nell'era del cyberspazio, pubblicato nel mese di febbraio scorso, che si trova dappertutto in commercio. Ecco, nel terzo capitolo di questo testo io appunto presento quello che vi ho detto qui in massima sintesi, e cioè i condizionamenti dei dispositivi digitali sulla configurazione identitaria del soggetto fruitore degli stessi. Bene, adesso se ci sono da parte vostra eventuali interventi, eventuali domande, possiamo subito passare ad una, diciamo, ad una sorta di colloquio, benché virtuale appunto. Quindi se ci sono curiosità, eventuali richieste di approfondimento su determinati aspetti, sono le 21:52, quindi eventualmente se ci sono cercheremo di sintetizzare in questi pochi minuti. Io cerco di essere sempre molto corretto anche da un punto di vista proprio cronologico, perché il tutto deve durare circa un'oretta. Beh, mi dicono dalla regia che pare non ci siano domande, per cui si vede che sono stato o abbastanza esaustivo o abbastanza noioso, spero la prima. E allora ci salutiamo, vi ringrazio anche per avermi seguito questa sera. Il nostro appuntamento è tra 2 mercoledì, avete sempre il calendario dei nostri appuntamenti sulla pagina Facebook dell'Ufficio Catechistico o sul sito dello stesso. Ricordo che per qualsiasi ulteriore informazione, ormai l'abbiamo detto già tante volte, potete sempre fare riferimento all'email dell'Ufficio Catechistico della nostra diocesi di Nola, ufficiocatechistico@chiesadinola.it. Ringrazio a tutti coloro che già stanno salutando e gli altri, e alla prossima. Grazie per l'ascolto. Buonasera a tutti.